tutti i piedi pesanti e benvenuti o bentornati in una nuova prova. Oggi siamo su un'auto sonora, un'auto che alla quale io sono molto affezionato. Non dirlo a me. Perché fondamentalmente, secondo me, a mio modo di vedere, rappresenta quello che ha rappresentato in passato l'Alfa Sud. Sì, è la degna erede probabilmente di quel filone di automobili. Di Alfa un po', Alfa Sud si può definire anche rivoluzionaria. Assolutamente sì. Ma soprattutto di Alfa appartenente ad un movimento storico in cui l'azienda aveva dei problemi economici gravi. La Giulietta raccoglie quell'eredità. Sì, raccoglie quell'eredità, figlia di un periodo la grande depressione del nuovo millennio, no? Del 2008, del dopo, certo. Lehman Brothers. Ed è anche l'Alfa per tutti. Tant'è che quest'auto è stata, l'Alfa Sud è stata l'Alfa più venduta di sempre della storia. La Giulietta è stata la hatchback, quindi la berlina a due volumi Alfa più venduta di sempre. E ce ne sono veramente tantissime in Italia, tantissime. È pieno. Ha avuto una diffusione talmente grande. Pieno, quasi tutte col 1.6. Sì, con 1.6 turbo diesel. Però ha avuto una diffusione talmente grande quest'auto che rappresenta, secondo me, a questo punto si può parlare, almeno, ripeto, a mio modo di vedere, di fenomeno culturale. Mi spiego. Tanti ragazzi, bambini, quelli che oggi sono bambini o ragazzini, ci sono cresciuti sopra. Certo, sono nati sopra. Certo, è verissimo. Perché è l'auto dei nonni, è l'auto del babbo, è l'auto magari dell'amico più grande, no? Ne hanno viste tante in giro, le hanno anche sognate. Quindi, secondo me, quest'auto, per questo motivo, tra 20 anni, sarà molto ricercata. Perché questi ragazzi, sì, tra 20 anni, si andranno a ricercare l'auto alla quale regano ricordi e piazzone, no? Come dicevamo l'altra volta. È molto 75. Probabile che andrà proprio in questo modo, sempre facendo la debita valutazione, ovvero chiaramente è un'auto che al momento è così diffusa che prima che diventi un attimino non sì, rara, sì, particolare, no? Esatto, passerà del tempo. Però è un'auto sottovalutata. Esatto. È molto sottovalutata, esatto. Quindi le daranno via molte di queste macchine. Sono d'accordo con te. Già di queste quadrifoglio manuali originali ben tenute se ne trovano pochissime. Questa ti devo dire, era tanto tempo che non guidavo una Giulietta, nello specifico una Giulietta quadrifoglio verde. Anzi, avevo guidato la più recente che avevo guidato, era una Veloce con il TCT, sì. E quindi questo motore abbinato a un cambio manuale era tanto che non lo toccavo. E devo dirti che la prima cosa che mi ha stupito di quest'auto è l'assetto. Davvero rapida, è davvero piatta, è davvero... Non ti aspetti che sia così diretta. No, assolutamente. È un assetto che segue veramente l'intenzione di chi guida. E ora, la rigidità mi fa anche un po' ridere parlarne, perché ormai la gente è abituata ai SUV, che sono rigidi per definizione, perché essendo più alti altrimenti si ribalterebbero. Certo, non come la 500, certo. Ma davvero. E quindi è un assetto che mi stupisce, perché si pensa che sia figlia di Fiat, no? Cioè, è figlia di Fiat, scusate, volevo dire, però... La si associa ingiustamente alla Bravo, a quelli mi dicevi che però ha un pianale diverso. Sì, allora, molti sono convinti del fatto che la Bravo, la Delta e la Giulietta abbiano lo stesso pianale. In realtà Bravo e Delta hanno lo stesso pianale, per quanto riguarda la Giulietta parliamo invece di un pianale completamente diverso, che solo in tempi moderni è stato riutilizzato, riadattato per ospitare, se non erro, la meccanica del Renegade. Allora, questa sinfonia, dobbiamo dirlo, è un pochino in chioda qui perché sì, spesso sì. Ci stanno simpatici amici. Volevo dire, io ti interrompo, questa pedaliera è fantastica per il puntatacco. Sì, è fantastica per il puntatacco se, come in questo caso, devi tirarci un'inchiodata. Sì, epica. Sì, certo, certo. Non è invece della stessa, come devo dire... Esagerato che sei, santi. No, però non è però della stessa. Sai cos'è? A me non piace per il puntatacco. Davvero? Perché la differenza è che tu sai guidare, io no, quindi a me tutto piace. No, non è che io so guidare. È che probabilmente per quanto la pedaliera sia ottima, perché la trovo ottima nella disposizione, eccetera, la corsa del pedale del freno è così corta, perché il pedale è così diretto, è così quasi telepatico, non so come dire, che ti ritrovi inevitabilmente a non frenare, a frenare troppo. Frenare troppo, sì, è vero. Cioè, ti ritrovi a frenare troppo, sì. E quando vuoi magari
fare il punto attacco dando il colpo di gas, appunto, ti ritrovi a non frenare perché il freno non lo tocchi, spaventato dal fatto che frena tantissimo, oppure ci tiri un'inchiodata epica. Eh sì. Però ritorniamo un attimo al sound, che l'avevamo smarrito. Sì, giusto. È un'auto che ha un suono particolarmente coinvolgente, un suono che però soffre dello stesso difetto di cui soffre la Giulia Veloce. È un suono quasi tutto di motore. Sì. Ma è tipico delle Alfa dell'ultima generazione. È tipico delle Alfa dell'ultima generazione. Come se il Biscione si fosse voluto smarcare un po' da quella fama ingiusta che si è ed è qui che presa, ti volevo. No? È qui che ti perché volevo. Perché negli ultimi anni uno tante volte associa l'Alfa un po' a Pasquale Mitrano, per dirla, no? Un po' al coatto, un po'. Però è molto ingiusta questa cosa, perché comunque è un marchio molto prestigioso, ma è anche un marchio molto, molto raffinato, di meccanica. Sì, raffinate, di ricerca, elegante, no? Sì. E quindi è come se appunto Alfa si fosse voluta smarcare da questa immagine che ha, che alla quale è stata affibbiata negli anni. Sì. Però questo motore, ragazzi, è una bomba. Questo motore è il 1750, già che si chiama 1750, quindi non è un 1700, non è un 1800, no? Tanto altro. Sì, c'è già tanto di tradizione, sì, nel nome. Poi noi adesso parliamo di un'auto che ha, guidiamo, anzi proviamo, un'auto di 80.000 km. 10 anni? 10 anni, che in 80.000 km non ha quasi mai dato problemi evidenti. E quindi questo secondo me è un punto a favore di un motore che comunque appartiene a quell'epoca, anzi potremmo dire quasi a quest'epoca, di questo downsizing, com'è che si downsizing dice? Eccolo lì, vedi che io mi impasto con l'inglese, estremo. E però ciò nonostante, ha tanto carattere, tanti cavalli, perché comunque ha circa 245 cavalli. Ma soprattutto il carattere, che è un motore con un suono, secondo me, molto Alfa. Sì. Ed è un motore che stupisce per le sue qualità di coppia, perché è tanta coppia, davvero? Soprattutto con il manuale questa cosa la si nota molto. Beh, ora tu sei in Dynamic, sì, anzi, sì, come vogliono sempre gli inglesi. Ma è italiana, ma... Però ti dirò, anche normal non soffre di tutto quel turbo lag che magari ti aspetteresti su un'auto che mettiamo subito in normal anno, no? E, certo, il suono si fa meno invasivo, meno coinvolgente. Sì, anche la coppia, scherzo, sicuramente c'è, insomma, meno coppia, meno risposta, penso che lo conoscano tutti, c'è meno ormai risposta. Però per coppia, il resto, guarda, coppia ne ha. Sì, sì. E sì, poi sì, oltre ad avere coppia, paradossalmente lo dice, coppia a lungo, no? La coperta, famosa coperta corta. Questo c'è anche a lungo. Certo. C'ha un sacco, certo, di lungo sto motore, ragazzi. È bellissimo, veramente. Vai a sinistra qua, va, così mi fai fare un giro anche a me. Infatti adesso è ora che vai. Ultime considerazioni alla guida. La leva del cambio mi piace moltissimo. Avrei voluta più corta, quindi avrei voluta più in alto per rimanere sulla solita spalla. Buonanotte, come si chiama? La spanna? Sì. E... senti, stamattina siamo un po' impastati, perché quest'auto è più bella da guidare che da descrivere. Esatto, sì. Questa è la verità. Quest'auto... io sono quasi un po' rimbambito, ovattato, non so come dire, noi forse abbiamo... potremmo andare, ma insomma... perché un po' quest'auto fa questo effetto. Sì, vai. Mi spiego, sulle prime ti ritrovi ad essere consapevole che ha tanti cavalli e sarà divertente, ma ti spiazza un po' perché nel corso del tempo è stata descritta quasi così male ed è stata così poco apprezzata, che poi quando ne hai una tra le mani inevitabilmente dici, oh, ma questa in realtà, certo, non ti è stupisce così, perché è sottovalutata, non è così male. Ma tutte le cose sottovalutate poi ci rimane, quindi come tutti i cliché. Esatto, senti, mi fermerai, esatto, dai, direi guiderà te. Ci sto proprio davanti ai carabinieri, così sono contenti anche loro. Giustamente. Beh, oh, d'altronde la Giulietta è stata un'auto di rappresentanza per le forze dell'ordine, non indifferente. Beh, anche questo va detto. Però peccato non gli abbiano dato una quadrifoglia. Davvero. Allora, Luca guida sempre avanti, perché è sempre... perché come in fase... No, sempre... sempre molto sportiveggiante. Io invece guido, ecco, soprattutto in questa connotazione stradale, sempre un po' sdraiato. Non so perché. Non lo so. Dice anche mio papà. Lo dice anche mio papà, dice, stai sempre troppo sdraiato. E mio fratello invece mi piglia in giro, mi dice che guido come le vecchie. Ma sai cos'è? Io poi alla fine non... ma io me ne frego fondamentalmente. Sì, stavo dicendo la stessa cosa. Sono convinto del fatto che poi, tutto sommato, una volta
volta che uno guida nel modo corretto e che ha tutto sotto controllo, che sia avanti, dietro. Ma infatti, cioè, la posizione di guida è una cosa semplicemente personale. Comunque, discorso della posizione di guida, dobbiamo un attimo anche prenderlo con questa giuggetta, sì, no? Sì, sì, perché? Perché? Perché per me è una nota dolente. È un po' sì, un po' sì. Allora, apprezzo il fatto che sia bassa, molto anche bassa, la seduta sia incassata. Sai all'interno che la, dell'abitacolo. Che basta tirare giù questa macchina? Sì, sì, ti sì. Dà però, come devo dire, sì, sei incassato, ma ti dà quell'idea, sì, 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 certo, che con la seduta tu sei sempre, sì, sempre sì, sei alto. In basso, ma sempre troppo, sì, alto. Esatto, è una seduta che è stata, si vede che è pensata su un'automobile che doveva essere, sì, per tutti, per l'appunto. E non come la Giulia. Sì. La Giulia appena ti siedi la senti tua, la posizione è perfetta. È proprio questo niente. Il problema. Questa è un po', devi un po' lavorarci, sì, è un po'. Bisogna erotico, farci un po' l'abitudine, bisogna prenderci un po' la mano, capire più che altro. Una 75? Sì. Quadrifoglio? Sì, ma è un fake. Ah, ok. Temo sia un fake. Ecco, poi vedi che effetto strano che fanno le Alfa, gli appassionati. Io l'ho perso completamente il filo del discorso. Sì, anche io ho visto una 75, mi sembra una Turbo America, quindi. Consapevole che stavamo parlando della seduta. Della seduta. Che è il punto dolente di questa macchina. Perché ora, vedete, con me oggi ho questa per fare la famosa prova. Lui tira sempre qualche gadget fuori, la tessera della Coop, no? È vero che le plastiche sono la tessera della Coop, nella parte bassa, ma è anche vero che lo sono, lo dicevamo l'altra volta, sì, però su tutte le auto. Ripeto, ma chi se ne frega su queste sono anche macchine? Meno rispetto ad auto contemporanee. Molto io meno. Devo spezzare una lancia molto a favore meno. Della Giulietta. Molto meno. Anche perché c'ha questa parte superiore che è morbida. E queste piccole parti cromate, lucide, che io odio in qualsiasi tipo di auto, qui in realtà sono fatte molto meglio di come ultimamente le fanno su molte, allora, SUV e hottatch. Per chi considera queste cose importanti, tutto sommato non è fatta così male, ha qualche plastica, diciamo, da adatta così, però complessivamente secondo me anche su questo punto di vista è sottovalutata. Il vero difetto, sì, dicevamo, è la seduta che non è figlia di Fiat. È una seduta più per tutti che per chi cerca effettivamente l'abitare. È così. Ha il difetto delle auto commerciali. Non esiste, sì, un'auto commerciale destinata al grande pubblico che abbia una seduta d'auto da corsa. Quindi non possiamo avere neanche questa pretesa. Sì, che è veramente un capitolo, sì, potremmo dire, a parte. Probabilmente però il vero difetto della seduta sono questi sedili, che all'epoca erano comunque la versione più prestigiosa, no? Quella più desiderata, se così possiamo dire, perché erano questo misto di pelle finto alcantara, tessuto, ma poi fondamentalmente hanno dei, sì, fianchetti che sono forse i peggiori che io abbia mai provato. È vero, sono perché per un'auto sportiva sono un insulto, sì. Tu prendi una curva, io nel caso specifico ora devo attaccarmi al volante, tu devi cercare un appoggio, perché se cerco un attimino di andare più forte del previsto rischi di scivolare. Comodi per i lunghi viaggi. Te lo confermo, però, perché adesso che lo fai venire in mente, ho avuto l'occasione di provare la Mito Veloce con i sedili Recaro, che sono tutta un'altra cosa, tutta sono cosa, uno spettacolo, sì. Altra auto di sottovalutatissima, non è un'Alfa, ma è sottovalutatissima. Comunque, lo sterzo di quest'auto, anche questo secondo me è abbastanza sottovalutato. Non è uno sterzo, ovviamente, non è quello della Giulia, paragonabile a Giulia Steggio, nemmeno paragonabile alla sua madre naturale, che è la 147, perché quelli erano sterzi molto particolari secondo me. Però è sicuramente in linea. Ero quasi, ho sentito questa definizione da un ingegnere qualche anno fa. Erano quasi sterzi da auto da corsa, sì. Cioè avevano una concezione diversa. Erano. Qui si sente che c'è dell'elettronica in più, sì. Si sente che, sai che cosa, è molto pastoso come sterzo, forse eccessivamente, no? Rispetto, per esempio. Poi è molto progressivo, guarda, è molto diretto. Dobbiamo dire una cosa: in questa categoria c'è Ford che fa degli sterzi, ecco, bravo, eccezionali. Volevo dire, volevo proprio arrivare lì. Che cioè probabilmente sono a livello superiore a questa, sì, ma sono anche consapevole del fatto che la concorrenza tedesca, in primis Audi con la serie S, la S3, ma anche, parliamo, io voglio parlare ora della serie attuale perché l'ultima non l'abbiamo provata, quindi non possiamo pronunciarci. L'S3 2008-2009 non è assolutamente come sterzo a livello di questa. No, ma i tedeschi non hanno la loro di sterzo. Golf
piace meno, però. No, diciamo la Focus, quella è secondo me un po' il benchmark della categoria. Come, ma non è tanto come, come diretto, come l'essere diretto, no? Che questo terzo alla fine ha una bella questo progressione. Questo terzo è estremamente diretto, sì. Forse il nella feeling, sensazione il di feeling, pastosità, no? Il feeling della Focus, della Fiesta, sono veramente a livelli altissimi. Sì. Anche se ti dirò, non lo so, io non voglio dare una definizione, come devo dire, questo punto non voglio definirlo, semplicemente perché vorrei avere tra le mani, magari prossimamente, una di quelle auto per poter fare un confronto diretto, cioè capire effettivamente se una Fiesta, una Focus del 2009, del 2010, ma anche un po' più grande, più piccola, abbia veramente questo sterzo, no? Così. Sì, infatti speriamo di poterla provare presto e di fare, sì, questo confronto. Vediamo cosa succede e cerchiamo anche di capire. Io per concludere volevo parlare brevemente, riparlare del motore, che secondo me è la cosa più eccezionale di questa macchina. E che secondo me è un motore veramente alfa, nella mia personalissima classifica dei motori più alfa di tutti. Questo sta sicuramente tra i primi quattro. Già sta... nella nomenclatura. Esatto, 1750 turbo benzina, evoca ricordi italiano, no? Turbo benzina. E lo sterzo, volevo dire, il motore della Giulia Veloce è sicuramente un motore eccezionale, ma a mio modo di vedere non ha il carattere di questo. Questo è proprio un carattere particolare. Questo lo dicono un po' tutti, lo hanno detto molti. Molti hanno constatato comunque che questo 1750 forse negli ultimi anni come motore popolare, e quindi parlo, no? Non parlo del V6 busto, non parlo del V6 della Giulia Quadrifoglio, però tra i motori più popolari, più commerciali, è sicuramente quello con più carattere. È per quello che intendevo dire, che secondo me, per me i motori più belli, più alfa di tutti, sono sostanzialmente il V6 busto, il meraviglioso 4 cilindri di albero della 75, che è un motore un carattere estremamente piacevole, il V6 della Giulia Quadrifoglio è questo. E penso anche che questo motore sia un peccato che non sia stato portato avanti, perché secondo me sulla Giulia ci sarebbe stato un gran bene. Sì, io penso, sai, sempre collegandoci alla storia, alle logiche di un mercato che bada ad emissioni, consumi, che alla fine i problemi sono stati di tipo omologativo, se così si può dire. Però probabilmente volerci investire qualcosa usciva. Peccato, perché una Giulia anche era una declinazione da 250 cavalli. Sì, ma anche 200 cavalli con questo motore. Esatto, manuale. Esatto, non c'era chissà quale grande pretesa. Sicuramente avrebbe detto la sua, non me ne voglia il 2000 Multier, no. Ma il carattere di questo motore non è secondo a nessuno, ecco, come dobbiamo dire. Non è... Una cosa che, cambiando proprio così argomento, noi ora stiamo provando, ma dietro siamo quasi senza sospensioni. Questo non lo sapevo, questa cosa mi stupisce molto. Siamo quasi senza sospensioni, e ciò nonostante... Si comporta decisamente bene. Una sicura... una grande tenuta nonostante le ruote invernali, potremmo pronunciarci all'infinito sull'assetto di questa Giulietta, che molti hanno contestato in fase di accelerazione per perdere un po' l'anteriore. E beh, ma ragazzi, la trazione anteriore, il peso si sposta dietro inevitabilmente, sì, e la cosa non è neanche così accentuata come la controparte. Probabilmente tutto ciò che io dico, ecco, perché poi non voglio essere preso neanche per fanboy del marchio, seppur appassionato del marchio specifico, ma tutto ciò che dico quando faccio questo tipo di confronti lo faccio semplicemente perché ho avuto modo, no? Certo. Di guidare anche per molti chilometri delle auto della concorrenza che cito, quelle auto che cito, e quindi è chiaro perché non mi pronuncio sullo sterzo, perché la Focus la vorrei provare meglio, sì, chiaramente. Io ho avuto modo di provarla ma tanti anni fa, quindi non... Esatto. Ho un bellissimo ricordo ma non preciso e recente e cristallino come può essere quello di questa macchina. Io penso che abbiamo detto tutto, no? Sì, secondo me sì.
potremmo, in realtà abbiamo detto tutto e niente, perché di quest'auto si può parlare tantissimo, potremmo dire qualsiasi cosa, potremmo fare 3-4 video come è successo per la Giulia, però è sempre meglio lasciarci un po' di riserva, così se qualcuno è curioso richiediamo quest'auto. Scrivete, mi raccomando, qua esatto, sotto, scrivete le domande, se non siete d'accordo anche, discutiamone e vediamo un po' che cosa succede. Te l'ho mai raccontato che io quest'auto l'ho sempre desiderata e non ce l'ho mai avuta? No. Quando fu il momento di comprare la mia prima macchina, volevo comprare questa, poi non la presi, ma questa è una storia noiosa e la lasciamo. È comunque scritto nell'articolo, se vi interessa andarlo a leggere su piattipesanti.com. Metteteci like, metteteci anche dislike, iscriveteci. Se vi fa piacere mandate questo video a qualche vostro amico che c'ha la Giulietta. Tanti di voi, ce sono sicuro. Sì, esatto, tanti di voi ce l'hanno. Comunque, io direi che questa è un'auto abbastanza giusta per i piedi pesanti. Assolutamente. Secondo me ci sta. E tra l'altro è anche un'ottima scelta per, essendo comunque un euro, un'area bisportiva. Sì, un'area bisportiva che si trova a prezzi in questo momento veramente bassi e che in futuro secondo me... E poi io sono convinto del fatto che non sia facile attualmente trovare un'auto... Questo vi salutiamo ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima col sole in faccia, ma alla prossima. Ciao. Ciao.